Intanto una grande emozione questa sera. Abbiamo cercato di riproporre questo momento. Era un momento che mancava a Riccione da un paio di anni, dopo circa 12 anni nel quale si ripeteva. E per noi è un aspetto, un momento importante. È un momento di comunione, così come è stato detto, ma soprattutto è anche un momento in cui la città e i turisti si avvicinano e dall'altra anche una riflessione più attenta, non tanto e solo per quanto riguarda la nostra vita, quella di tutti i giorni, ma anche l'incontro delle nostre tradizioni. Oggi si parla molto di identità, la necessità e il bisogno, non tanto di guardarci indietro, ma soprattutto di tener conto e di costruire sulle nostre radici quell'albero appunto che deve sostenere la nostra vita e quando abbiamo responsabilità, quale quella che oggi ad esempio ricopro, anche una responsabilità nei confronti di tutta la comunità. E questa è la festa del mare, quella che abbiamo riproposto, per la quale ringrazio intanto il nostro comandante della Capitaneria di Porto, Saverio Trani, che è qua e che ci ha appunto con la quale ci ha dato una grossa mano. Dall'altro il mio assessore Iole Pelliccioni, che ha seguito in maniera puntuale ed è stata appunto colei che ha voluto più di altri, insomma, riaffermare questo momento, che è un momento come quello di questa sera, ma è stata un momento come quello di questa mattina con l'uscita in mare, ed è anche un momento culturale con le mostre, con l'impegno del Club Nautico nel ripresentare la storia anche di questa comunità, una comunità anche di pescatori, ma anche una comunità che ha saputo così attirare altri cittadini che sono diventati cittadini riccionesi e hanno ritrovato insomma nel turismo un loro momento. Ecco, detto questo, un ringraziamento profondo e un ringraziamento vero, non formale, al nostro vescovo Francesco Lambiasi. Io lo sento e lo ascolto sempre con grande piacere, abbiamo una grande fortuna, perché anche questa sera non abbiamo assistito a una omelia, ma sinceramente a una riflessione profonda sul Vangelo, ma soprattutto appunto su elementi sui quali non tanto e solo la Chiesa, ma anche le comunità si debbono appoggiare, che sono proprio quelle della coerenza, della fiducia, ma soprattutto anche quella della sobrietà in momenti come questi. E Riccione anche in questa manifestazione ha voluto evidenziare questo elemento. Non abbiamo ecceduto in nulla, abbiamo creato le condizioni affinché fosse un momento e una cerimonia appunto che prendesse il cuore più che altro. E credo che ci si sia riusciti, poi mi auguro appunto, e un ringraziamento anche alla nostra corale, ma anche alla corale della Regina, che insieme questa sera si sono abbinati per così farci ascoltare anche in questo caso alcuni altri momenti che emozioneranno sicuramente il nostro cuore, e dall'altra quello di pensare che, come diceva Italo Calvino, non abbiamo bisogno nelle nostre città di presentarle solo per le loro 7 o 77 meraviglie, ma soprattutto per il bisogno di dare delle risposte ai cittadini, e noi abbiamo una doppia responsabilità, quella di dare una risposta ai nostri 35.000 cittadini, ma dall'altra anche all'oltre 1,5 milioni di turisti che scelgono Riccione negli anni e ci tornano volentieri, ai quali vogliamo offrire, sì certo, anche il nuovo lungomare, così come offrire anche altre opportunità, ma soprattutto ecco, una città accogliente che sappia appunto fare dell'umanità e della relazione un proprio momento. Quindi davvero un grazie a tutti e un buon Ferragosto in serenità con le vostre famiglie, ma soprattutto ecco anche per liberarci dalle tante incrostazioni che prendiamo durante l'anno e che mi auguro una vostra permanenza qua a Riccione vi possa servire per ricaricare, come si dice, le batterie e riprendere un cammino e un impegno forte nelle vostre famiglie, nelle vostre città, al vostro rientro. Grazie e tanti tanti auguri.